Buongiorno Lucia e buongiorno a tutti dalla Sicilia. Con questo sguardo di grande amore e tenerezza, quello della Madonna di Trapani, patrona della città, assieme a Sant'Alberto, che abbiamo voluto cominciare. Noi siamo in questo momento all'interno del Sacello, nel santuario di Maria Santissima Annunziata, con il priore, padre Francesco Sciarelli. Ben trovato. Ben trovati a voi. Allora, una storia di grande davvero affetto della città, ma soprattutto secondo la tradizione, testimoniata poi dalla grandissima fede in questo luogo e per l'immagine che questa statua rappresenta, beh, dobbiamo dire, possiamo dire che Maria, Padre Francesco, ha scelto questo luogo di essere qui. Esattamente, esattamente. Dobbiamo immaginare che quando questa immagine arrivò qui, eravamo in mezzo alla campagna, una piccola chiesetta. Una piccola cappella dedicata a Maria Santissima Annunziata, quindi un posto diremmo insignificante in qualche modo. Ma Maria ha scelto proprio questo luogo. Allora c'è una leggenda, e sappiamo come le leggende in qualche modo incarnano una verità profonda. Questa leggenda parte dal fatto che questa immagine probabilmente chi l'ha realizzata non la pensava per questo luogo, eh? Non era stata pensata per venire qua. Durante invece una navigazione, questa statua doveva arrivare chissà dove. La nave subisce un naufragio, la statua cade in acqua e miracolosamente un angelo la porta sulle onde del mare fino a raggiungere il porto di Trapani. Lì i primi pescatori che la videro, cominciò subito una guerra di uomini. Di chi è? Chi la prende? Come? Dove la mettiamo? E allora decisero di caricarla su un carro trainato da due buoi e dissero: dove si fermerà questo carro? Lì vuol dire che Maria vuole stare. E questo carro partì dal porto, si fece 2 chilometri all'interno, perché qui siamo già all'interno della campagna un po' trapanese, e si fermò proprio davanti a questa piccola chiesetta dove c'erano tre semplici frati carmelitani provenienti dalla Terra Santa, e questi buoi non andarono più né avanti né indietro, la mano di Dio si era stesa, qui doveva restare. E i poveri frati che stavano qua aprirono le porte di questa chiesetta e l'accolsero in mezzo a loro, e da quel momento fu venerata come Madonna di Trapani e Madre di Coro del Carmelo, signora di questo luogo. In mezzo millennio di storia, soltanto 25 volte è tornata dentro le mura della città di Trapani, ma potete intravedere come tra le braccia, per l'appunto, di Maria, beh, ci siano le chiavi della città e poi sulla base un plastico in argento che riproduce, per l'appunto, Trapani, un legame forte, indissolubile. Fortissimo, il popolo trapanese e Maria hanno questo legame profondissimo da sempre. E questa immagine, sì, fino al 1954 faceva questa processione, partiva da qua, si snodava fino al centro. E poi, per motivi un po' di sicurezza, anche un po' di sicurezza e stabilità della statua stessa, si decise di non farla più uscire. Però rimane questo forte legame. Ogni anno, per la sua festa, che è il 16 agosto, c'è una quindicina, 15 giorni di preparazione durante i quali veramente se la Madonna non si sposta più sono i pellegrini che vengono a trovarla, ecco. E noi vogliamo raccontarvi una storia di devozione, davvero bellissima, forte, struggente di una coppia di genitori verso quello che hanno di più caro, ovvero un proprio figlio e una figlia nel vostro caso. Daniele Roberto di Discordia, grazie per essere con noi. Grazie, Grazie grazie a a voi. voi. Tutto comincia con una brutta notizia che arriva nel maggio A scorso. maggio abbiamo scoperto che mia figlia aveva una neoformazione all'altezza della seconda vertebra cervicale nel collo. Il 1° di luglio andiamo al Galeazzi a Milano, saliamo e facciamo la biopsia, programmando l'operazione per settembre. Scendiamo qui a casa, tranquilli. Il 16 luglio ci arriva la notizia dall'ospedale, una chiamata. Ci vogliono di nuovo su in ospedale perché lunedì la ricoverano e il mercoledì doveva essere operata. 16 giugno, 16 l'avete vissuta giugno. come una data non Sì, casuale, ma anzi, che ha no, dato in qualche modo un'interpretazione, un senso al sì. perché sia capitato. Sì, il 16 luglio è la festa della Madonna del Carmelo, la nostra patrona di questa parrocchia. Io l'ho vissuta personalmente nel mio cuore come un incoraggiamento. La Madonna mi ha detto: io sono con te, io ti accompagno, non avere paura. E con questa fede nel cuore, con questa forza, abbiamo affrontato il viaggio. Lunedì il professore Luzzati,
ci ha spiegato che l'operazione non era facile, che la riuscita non sarebbe stata certa, perché per la posizione, non tanto per il tumore, ma per la posizione che era attaccata alla seconda vertebra cervicale, e loro dovevano staccarlo senza rompere la parte, la massa, ma non vedevano il midollo osseo, per cui insomma le riuscite erano basse. Siamo scesi giù in cappella con mio marito, ci siamo messi in ginocchio davanti al quadro della Divina Misericordia, certi che il Signore ci stava mettendo alla prova per testare la nostra fede. E noi abbiamo chiesto, diciamo... Lei mi ha detto delle parole prima sì. Che sono sconvolgenti, e cioè sì, avete detto sì. Noi abbiamo offerto, abbiamo deciso sì, di offrire. Sì, il Signore testava la nostra fede, noi voleva dare una risposta. Noi abbiamo deciso di offrire nostra figlia, se era il volere di Dio, di offrire nostra figlia. Oppure come ha fatto Abramo con Isacco, che aveva offerto suo figlio, o la Madonna davanti sotto la croce del proprio figlio sacrificato. Abbiamo detto: d'accordo Gesù, se questo sacrificio che chiedi da noi, noi te lo offriamo, però non ci risparmiamo di chiederti un miracolo, per intercessione della Madonna di Trapani. Abbiamo avuto l'aiuto di tanti fedeli, tanti pellegrini, tanti amici che ci hanno aiutato con le preghiere. Sono state 8 ore di intervento, sì. Vogliamo dare la bella notizia, che è stata per voi la più grande, la più gioiosa, che è andato tutto bene. Voi lo vivete. È avvenuto così. Il miracolo, ecco sì. Questo sì, siamo felicissimi, e un ringraziamento appunto va anche a tutte quelle persone che ci sono state vicine. È stata una catena della preghiera tra Lourdes e tanti luoghi mariani, vero? Da Trapani, a Bari, a Roma, a Međugorje, ovunque hanno pregato per noi. Proprio con questa intercessione, ed è la cosa più bella, sì. In una prova che veramente penso una delle più difficili che possa capitare nella vita di una persona. Grazie per questa storia, perché poi, come dire, tanta devozione si incarna nella vita quotidiana di ognuno di noi nelle prove. Grazie davvero e un bacione a vostra figlia. Grazie mille. Allora Lucia, noi ci vediamo più tardi, ringrazio anche padre Francesco Sciarelli per averci condotto all'interno davvero e ai piedi di Maria per sfiorare con il cuore tanta fede. Ci vediamo più tardi, perché pochi giorni fa ovviamente si sono vissuti i riti della Pasqua, e da 400 anni il Venerdì Santo è davvero una festa che ripercorre sempre con un rito molto particolare, che è quello della processione dei misteri, di cui, se vorrete, vi parleremo più tardi, sempre in diretta da Trapani. Ci vediamo dopo. Grazie.